Bentornati per tutti ragazzi, qui è Mr. Felix e oggi torniamo su Miitomo. Dopo il successo planetario mondiale, dopo il buon successo comunque che ha avuto il primo video, visto che vi è piaciuto, torniamo qui con Miitomo e torniamo a farci i cazzacci dei miei contatti su Facebook. In questa puntata, signori, andremo a farci gli affari della redazione del magazine www.guagna.it. Nel particolare avremo il nostro Mr. Geo e il Bovo 88, mitico Bovo 88. E per finire, signori, una chicca che mi avete chiesto in tantissimi, ma non vi spoilerò nient'altro, guardatevi questo video! Eccoci qui, iniziamo proprio con Guagna Geo, il nostro redattore. Vi ricordo, se siete interessati, di andare sul nostro sito www.guagna.it per leggere tutti gli articoli, tutte le cose interessanti che ci portano i nostri redattori, e andiamo a farci un po' di affari suoi. Vediamo cosa ci dice. Ciao Chicco! Comunque ragazzi, è fatto uguale che la barbetta. Allora, qual è la caratteristica più interessante di Geo? Vediamo un po' la caratteristica più interessante di Geo. La calma. Signori, Mr. Geo, dovete sapere che è nato vecchio. È un vecchio inside, veramente, ha 26 anni come me, ma dentro di sé è un vecchio di 80 anni. Quindi è una persona molto calma, pacata, tranquilla, e con questa faccia un po' d'orsettino, con questa bella barbina. Quindi ragazzi, la calma. Dimmi, qual è la notizia che ha destato il tuo interesse di recente? Beh ragazzi, se avete visto anche... no, questo è l'ultimo, questa è vecchia. E ragazzi, vabbè, se avete visto anche qualche video che ho fatto, e se non l'avete visto andatelo a vedere, la PlayStation 4.5, PlayStation 4K, diciamo, questi rumor di questa nuova PlayStation. Quando sento la parola ninja, la prima cosa che mi viene in mente è Naruto! Beh ragazzi, ovviamente Mr. Geo, appassionatissimo di Naruto, anche io lo amo, anche se ultimamente quest'anime con tutti questi filler infiniti, raga, fateci vedere come finisce Naruto. Ovviamente io non gliela faccio più e mi sono andato a leggere anche il manga. Salutiamo Mr. Geo e andiamo a trovare a bomba Bovo. Mamma mia signori, Bovo 88, ninja per lui, ninja. Ragazzi, c'ha... no, stavo vedendo se c'aveva qualcosa proprio dei villaggi di Naruto, invece no, diciamo un parafronte, coprifronte standard. Comunque, questo è Bovo, signori, andiamo ad ascoltare qualcosa. Ho trovato delle domande, vediamo un po' se c'è qualche domanda interessante, qualcosa interessante da scoprire. Facciamoci un po' d'affari di Bovo e andiamo a scoprire, scopriamo cosa è accaduto di recente nella vita di Bovo. Voglio leggere la risposta. No, ho finito le caramelle. Bene, allora non buttiamoci giù e facciamo un... ah, tanto guagna per tutti! Guarda Bovo come è gagliardo. Dove potremmo andare? Beh, signori, con Bovo 88, puoi andare in Giappone. Sono sicuro che sarebbe una palla, proprio, diciamo così, per quanto riguarda la cultura giapponese. Oh, vedi, lo dice pure per me che stai divertimo, quindi va tranquillo. Ancora? Il mio programma televisivo preferito degli ultimi tempi? Il mio programma preferito degli ultimi tempi? Beh, Guagna TV. TV! Oh, ovviamente ragazzi, giochiamo in casa, siamo noi il programma. Cioè, meglio di noi, ma chi ci sta meglio di noi? La sua qualità migliore resterà tra me e te. La qualità migliore è che sei un terone. Vediamo un po' che dice. Diciamo che apprezzo il pensiero. No, vabbè ragazzi, questa ve la spiego, diciamo, nulla di anti-regioni, anti-cose, ma Bobo e Misco, che sono veneti, ci prendono in giro e dicono dal po' in giù siete tutti terroni, quindi diciamo, ma giusto così, per scherzare. Eccoci qui, siamo con la mia ragazza, vediamo cosa esce fuori. Ragazzi, una cosa, se lasciate tantissimi like a questo video, cercherò di convincerla a fare un video nella vita reale, quindi un vero video, quindi una challenge, qualsiasi cosa, vediamo un po' che cosa inventarci con lei dal vivo in camera. Quindi lasciate tantissimi like, un po' si vergogna un pochino, quindi mi raccomando, facciamogli vedere che volete vederla a schermo, così la convinco. Comunque, eccoci qua, vediamo un po' qua, ragazzi, rischio la vita veramente, perché ogni risposta sbagliata, ogni cosa che do, rischio la vita. Allora, ultimamente che cosa è interessato anzi da fartela consigliare all'altro e perché? Ultimamente ho consigliato a Mr. Red la ricarica wireless per il suo cellulare, perché io ho un S6 Edge, lui ha l'S7 Edge, e ragazzi, veramente la ricarica wireless per la notte è qualcosa di eccezionale. Tu arrivi, prendi il telefono, lo appoggi e via. Quindi eviti di distruggere il caricabatterie, cosa succede spessissimo ai Samsung, e soprattutto non c'è la rottura, metti, attacca, stacca, leva, che ti sgraffia ogni volta la cornice sotto. Invece tu arrivi là, lo appoggi alla grande proprio.
La mia ragazza dovete sapere, l'animale che mi farebbe scappare a gambe levate è topi e api. Voi dovete immaginare, no, che noi siamo tranquilli, magari in giardino da me, siamo tranquilli, belli, mangiamo e si sente lei che inizia a urlare come una pazza. Ti giri, il motivo è un'ape che sta lì vicino. Cioè, ragazzi, c'ha un terrore, per non parlare dei topi, per fortuna non ci è mai capitato un topo vicino, perché sennò non so che cosa facevo. O ammazzavo lei o ammazza il topo, quindi siccome sono animalista. Secondo te cosa fa Sbiruli la maggior parte del tempo? Ovviamente studia, perché anche lei è una studente universitaria, quindi come me dividiamo. Io divido maggiormente il mio tempo tra Wagna come lavoro e lo studio, invece lei principalmente studia. Qual è stato il mio ultimo acquisto? Amore mio, mi piacerebbe dirti un regalo per te, ma io in realtà come ultimo acquisto ho preso Dark Souls 3, signori! Vediamo cosa ne pensa lei del mio ultimo acquisto. È una cosa, beh, giustamente, meno male che lei mi capisce, signori, che non mi fa storie se compro videogame. Il Mi della mia ragazza è un po' stupidino, non come lei per fortuna, ma sto parlando con te, quindi amore parlo con te. Oh, qua proprio fa la vaga, sentiamo se ti sei mai innamorato della persona a prima vista, di chi si è trattato. Di te, e ci mettiamo anche un bel cuoricino al mio amore. Ci siamo conosciuti via chat prima, poi ci siamo incontrati e ci siamo messi insieme ormai 8 anni fa quasi. Questa comunque era l'ultima domanda. Bene signori, il video finisce qui, spero che anche questo vi sia piaciuto. Mi raccomando, tanti tanti pollicioni in su nei commenti. Fatemi sapere se volete un video in realtà con la mia ragazza. Io glielo farò vedere questo video se ci saranno tanti commenti positivi. Cercherò di costringerla e di convincerla a fare questo video con me. Da Ferix è tutto e noi ci vediamo in un altro video. Bella!